Tra due sicure protagoniste del campionato, tatticamente impostate secondo differenti scuole, ma per fortuna entrambe avverse al difensivismo. Zona e pressing dalla parte del Bologna, coperture elastiche e lanci in profondità dalla parte dell'Udinese, ieri priva di Graziani e con Galbagini in panchina. Il Bologna ha premuto di più, ma ha dovuto badare a non scoprirsi troppo. Ne è emerso un sostanziale equilibrio che ha divertito per lunghi tratti il folto pubblico dello stadio comunale. Equilibrio nella ripresa, rotto però al quarto minuto. Il Bologna ha battuto con Monza un calcio di punizione su tocco di Pecci, una staffilata del difensore rossoblu, impossibile l'intervento da parte del portiere Abate. Ma subito l'Udinese si è scossa. Al termine di una veloce manovra iniziata da Chierico, Fontolan ha deviato al volo un bel pallone offertogli da Caffarelli ed anche Cousin ha potuto soltanto abbozzare la parata. Sembrava finita, ma i rossoblu hanno trovato a 5 minuti dalla fine lo sprint vincente. Villa ha servito al centro dell'area un pallone che la difesa bianconera ha lasciato filtrare sino al piede di Poli, proteso a conquistare i primi due punti per il Bologna.